Dopo 2 anni tra lockdown, zone rosse e restrizioni anti-Covid, si inizia a tornare alla normalità. I numeri sono ancora lontani da quelli registrati nel periodo pre-pandemico, visti anche rincari generalizzati, ma secondo un'indagine di Federalberghi, gli italiani che si metteranno in viaggio saranno circa 14 milioni. E di questi il 25% approfitterà della vicinanza con il 25 aprile per allungare la vacanza di altri 7 giorni. Quasi il 90% sceglierà di restare in Italia, mentre il 10% partirà per una località estera. Le mete preferite per chi rimarrà nel nostro paese saranno quelle di mare, seguite dalle città d'arte e la montagna. Per chi invece si recherà all'estero, a vincere sono le grandi capitali europee, con il turismo che si conferma un volano eccezionale per l'economia. A Fano però, nonostante il bel tempo e il ponte pasquale, in molti resteranno in zona e la Santa Pasqua verrà trascorsa per lo più in famiglia. Resterò a Fano a lavorare. Quando ho finito di lavorare raggiungo la famiglia e poi il giorno dopo Pasquetta si rilavora. Ma dove va lei? A Vigevano. Quindi quanti giorni starà? Parto venerdì e rientro lunedì pomeriggio, perché ho mio figlio che lavora su e allora vado a trovarlo e approfitto delle feste. A casa, in famiglia? Sì, tutto normale insomma, niente, nessuna uscita fuori porta. Piatti tradizionali, quindi quali sono? Cina mamma, non lo so, vediamo quello che farà lei, insomma, di solito sì comunque. Io sto in famiglia con i miei nonni a Gubbio, che sono di Gubbio. Invece tu? Io sto a casa con la mia famiglia. E tutti a casa sua sono? No, io vado a casa da loro. Quindi questa volta loro devono cucinare? Lavorano, sì, da me sì, stavolta sì. Adesso mi riposo perché sono stata male, mi devo riposare, lo sono invitata io. In famiglia a casa, con i miei familiari, con la mia famiglia. Cosa si cucinerà? Cappelletti in brodo e poi vediamo insomma. Oppure fava formaggio, insomma, vediamo. Invece lunedì di Pasqua sempre a casa o una piccola gita? No, niente gite. Le gite le facciamo quando è più caldo, ancora è freddo. È in famiglia. La Pasqua in famiglia, le feste che considero importanti comunque sia secondo me vanno vissute in famiglia. E girerò per Fano, farò qualche giro, proverò a stare in mezzo a qualche locale, vedere un po' com'è la situazione adesso con la libertà che ci hanno dato. Ah no, noi lavoriamo, è sabato e domenica, lavoriamo sempre, allora... Quindi niente di nuovo? Niente di niente. Io lavoro. Che lei lavora? Sì, io lavoro in ospedale, trasporto materiale ospedaliero. Quindi proprio in servizio? Sì, per forza, il giorno di Pasquetta. Pasqua sono a casa fortunatamente. Cosa farà quindi a Pasqua con i familiari? Con la famiglia, sì, con i genitori, la moglie, le bambine, la suocera, tutti. Dove vorrebbe andare? Ah, non so, Milano, Roma, perché sono giorni di festa, per cui... Giusto per cambiare aria? Giusto per cambiare aria, sì. Le passeremo in famiglia senza andare in qua, in là, in giro, nei vari locali, perciò tranquilli. Cosa si cucinerà in famiglia? Ma pensi i capletti, agnello, con i vari contorni, vino rosso della zona, la muretta, gran finale, la colomba con spumante. No, rimarrò con la famiglia e con i miei. Quindi tutto come da tradizione? Come da tradizione, a Pasqua, non a Pasquetta. Pasquetta invece? Si va in giro con gli amici. Sempre per Fano? Per Fano e qua intorno penso, sì. Vado in Liguria. A trovare amici, a fare? Parenti, poi dopo il mio compleanno, Pasqua. Ah, quindi tutta una festa? Sì, dai. E invece tu? Io lavorerò. E quando festeggia lei la Pasqua? Il martedì? Molto probabile. Allora, buone feste comunque ragazzi. Altrettanto. Grazie anche a voi.